Siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Orobi Extra ed è il momento di presentarvi il numero di agosto della nostra rivista. Come sempre lo facciamo in compagnia del direttore Paolo Confalonieri. Bentrovato. Grazie Cristina, buon agosto e buona estate a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Partiamo appunto per raccontare il nuovo numero dalla bella copertina di Christian Riva. Sì, è una bellissima copertina che ci porta sulle nostre montagne e riassume un po' i contenuti di questo numero estivo della rivista Orobie. Siamo in Valle Camonica, in Alta Valle Camonica, siamo nei pressi del Monte Tonale e in particolare qui siamo sul sentiero degli austriaci nella zona appunto del Tonale. Christian Riva, qui al confine tra Brescia e il Trentino, Christian Riva ha documentato questa bella escursione che ci porta tra bellissimi luoghi, bellissimi paesaggi e che quindi abbiamo scelto anche per la nostra copertina, anche per riassumere un po' i temi davvero delle escursioni che caratterizzano la bella stagione, ricordando anche le varie attività che sono in corso, a cominciare dal Girarifugi, l'iniziativa che vede la nostra collaborazione insieme a quella di Assorifugi, che ha promosso questo concorso di fedeltà tra coloro che raggiungeranno i rifugi di Lombardia e anche gli alpeggi di Lombardia e faranno apporre i timbri delle diverse strutture sulla tessera. Una delle tessere è anche nel numero di luglio di Orobie, con in omaggio ben due caselle del concorso. Speriamo appunto che ne abbiano approfittato perché li avvantaggiamo con il nostro contributo. Diamo, sì, diamo una mano a raggiungere la meta perché poi alla fine ci sono i premi per coloro che partecipano. Tutte le informazioni comunque le trovate sul sito di Assorifugi, l'associazione che raggruppa i quasi 200 rifugi della Lombardia, ma c'è tempo tutta l'estate e anche in parte l'autunno per raccogliere queste casette, fotografare la tessera, inviarla al sito e poi ricevere i premi, tra i quali anche il pernottamento nei rifugi oppure dei prodotti d'Alpe, proprio perché ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, contribuisce a far conoscere gli alpeggi presenti in Lombardia. Per accompagnare i nostri amici nelle escursioni di quest'estate, proprio nelle prime pagine della rivista, quelle dedicate all'altra copertina, diamo spazio alla nostra app che è Orobiactive. Diamo spazio a Orobi Active, l'app gratuita che potete scaricare liberamente e che vi accompagna alla scoperta del territorio lombardo, perché c'è una bella novità, il riconoscimento da parte di Regione Lombardia attraverso la struttura che si occupa della promozione del territorio e del turismo, Explora, il riconoscimento della nostra app come app proprio per andare alla scoperta del territorio della Lombardia e quindi per essere guidati sia offline che online, sui sentieri, lungo le valli, per raggiungere i rifugi, ma non soltanto, le belle mete, le escursioni anche in bicicletta e tutto quello che l'outdoor, le attività all'aria aperta offrono nel nostro territorio. C'è stato questo accordo, gli itinerari che vengono presentati da Orobie, sia sulla rivista sia sull'app, ma poi anche molte altre proposte, vengono poi anche inserite in quello che è il portale della Regione Lombardia in Lombardia per proprio essere accompagnati, alla scoperta di quelle meraviglie che ci circondano. A maggior ragione, quindi ci sentiamo orgogliosi di poter dire che non c'è estate, non c'è escursione, non c'è attività all'aria aperta, se non guidati con la nostra app. Paolo, parlando invece poi di cammino, che è il tema portante del 2021, il cammino di agosto è veramente speciale, lo percorre una persona speciale, e speciale anche per Orobie. Sì, è speciale per vari motivi, innanzitutto per la firma, che è dell'autore di questo reportage, vale a dire il grande alpinista Simone Moro, che è un amico abituale sulle pagine di Orobie nel suo post, ma che in questa occasione ci racconta l'impresa che lo ha visto protagonista insieme a un amico, ad Alessandro Geco Gherardi, la scorsa estate, quando ha compiuto la lunga traversata delle Orobie, di cresta in cresta, lungo le cime delle Orobie. È partito dal Passo del Vivione, quindi siamo al confine tra la Bergamasca e la provincia di Brescia, e poi da lì via via tutte le cime, una dopo l'altra, in cresta per raggiungere i piani
di Bobbio, una lunga camminata. In realtà l'Alessandro Gherardi di Geco lo ha accompagnato all'inizio anche in queste creste, poi lo ha seguito invece più come accompagnamento lungo i sentieri più a bassa quota, nei luoghi meno esposti alle situazioni rischiose, e quindi hanno compiuto questa impresa a 20 anni da un'altra impresa, quella che Simone Moro aveva compiuto con un grande dell'alpinista, il grande vecchio dell'alpinismo bergamasco e non soltanto, vale a dire Mario Curnis. Allora percorsero lo stesso itinerario e in questa occasione Simone Moro ha documentato anche quelli che sono stati nel corso dei 20 anni i cambiamenti sulle nostre orobie, a cominciare dal ritiro dei ghiacciai e dei nevai, e quindi ci ha proposto anche alcune immagini, per esempio quelle del ghiacciaio del Gleno, che mostrano chiaramente la diversità tra il viaggio compiuto nel 2000 e il viaggio compiuto nel 2020. Ma poi altre considerazioni di Simone Moro in questa sua traversata che lui ha chiamato Orobie 20 e 20. Tante considerazioni sull'ambiente che è cambiato, anche sugli incontri con gli animali, ci aveva anche raccontato proprio in quei giorni mentre stava compiendo questa impresa, e lo sottolinea, ce l'aveva detto anche lo scorso anno, lo sottolinea anche nel servizio su Orobie. Orobie sono ancora un territorio che possono dare tanto, che possono fare tanto per il turismo. Possono fare tanto per la loro bellezza, per gli ambienti che in alcune situazioni sono ancora selvaggi, quindi da scoprire, quantomeno a un pubblico che è abituato ad altre mete. E quindi il rammarico di Simone Moro nel reportage che ha firmato su Orobie è proprio quello di dire che l'opportunità Orobie dal punto di vista delle escursioni, del turismo, l'opportunità fino a questo momento non è stata sfruttata al 100%, e quindi auspica, certo con le dovute cautele, quindi i più esperti lungo gli itinerari più impegnativi, ma poi accompagnati dalle guide alpine, dagli accompagnatori di media montagna, da esperti, insomma, si possono affrontare anche situazioni un po' più impegnative. E quindi la dimostrazione è che davvero abbiamo attorno a noi un patrimonio ambientale, naturalistico, molto bello e tutto da scoprire, che andrebbe fatto conoscere non soltanto ai lombardi, ma anche alle persone che vengono da fuori. Con una rete di rifugi, riagganciandoci anche all'esperienza di Gira Rifugi, che sono pronti ad accogliere gli escursionisti anche proprio lungo il sentiero delle Orobie, lungo un percorso a più tappe. Certo, quindi davvero una rete di sentieri, di strutture, dai rifugi, ma poi anche ormai si stanno organizzando anche gli operatori turistici privati a proporre nuove iniziative, e però hanno bisogno davvero di essere sostenute e di avere come filo conduttore la bellezza e la particolarità dell'ambiente montano delle Orobie. Tra l'altro, proprio nel numero di agosto, noi raccontiamo anche di un fotografo esploratore che è stato tra i fondatori della nostra rivista, Tito Terzi, al quale è dedicata la mostra in corso fino al 5 settembre in Città Alta al Museo della Fotografia nell'ex convento di San Francesco. Ecco, Tito Terzi, e lo si vede bene anche nella mostra allestita dal Museo delle Storie di Bergamo, davvero racconta la bellezza di questi luoghi, e già allora intuiva la valenza dal punto di vista della conoscenza, dell'esplorazione, delle escursioni in questo ambiente. Tanto ha fatto Tito Terzi, calcolate che era appunto 30 anni fa, tra coloro che hanno avviato l'esperienza di Orobie che continua tuttora, tanto ha fatto Tito Terzi, eppure ancora oggi, a distanza di così tanto tempo, ci troviamo a dire che le Orobie hanno tutte le potenzialità per essere attrattive, e non soltanto per un pubblico di grandi alpinisti, ma nelle diverse fasce di coloro che vanno per sentieri e per rifugi. Cambia lo scenario e ha come sfondo il lago di Como, invece l'escursione a Stazzona firmata da Paolo Ortelli e da Mario Calzoni. Sì, è una escursione che ci porta
in ambienti molto belli, ma con una storia particolare che è quella delle Masun. Sono queste strutture, queste costruzioni tipiche della zona, di cui purtroppo nella loro integrità non ci sono molte testimonianze, ma a Stazzona, e quindi siamo sul versante occidentale dell'Alto Lario, a Stazzona anche l'amministrazione comunale ha realizzato una di queste strutture caratteristiche. Sono praticamente delle stalle, dei fienili con la copertura in paglia di segale. Ecco, proprio l'elemento della copertura in paglia di segale è venuto ormai a mancare nelle testimonianze presenti sul territorio, proprio perché molto facili da essere così rovinate dalle intemperie, e quindi sono stati sostituiti dai tetti in lamiera. Sulla rivista Orobie di agosto c'è, oltre alla descrizione della passeggiata che è stata compiuta da Mario Calzoni in compagnia del fotografo Paolo Ortelli, e siamo proprio nei borghi intorno a Stazzona, abbiamo anche una illustrazione e una scheda. L'illustrazione è di Marco Dusatti e ci descrive proprio le caratteristiche di queste Masun che si possono incontrare, se non proprio nella loro integrità come elemento architettonico, nell'escursione che vi consigliamo di compiere a Stazzona. E riguardo alla quale abbiamo tutte le informazioni necessarie fornite come sempre dalla scheda di Massimo Sonzoni. Da Dongo, sulla costa occidentale del lago di Como, sulla provinciale 5, ci si dirige a Stazzona. Troviamo parcheggio lungo via Alla Chiesa, tra la zona del cimitero e la piazzetta tra la parrocchia di San Giuliano e il municipio. Qui prende il via l'escursione seguendo le indicazioni dello Stazzona Trail fino alla frazione Morbio e continuando verso Cassia. Prati e aree coltivate caratterizzano l'ambiente che accompagna Germasino. Nel centro del paese si possono ammirare le tipiche strutture delle Masun. Si sale ora verso i monti e una mulattiera conduce al bell'insediamento detto Lavolo, dove non mancano altre Masun. Stiamo ora camminando su un tratto, il numero 4, della via dei Monti Lariani, che attraversa completamente i pendii che si alzano dalla riva ovest del lago di Como. La meta successiva è Sant'Anna di Germasino e vi si arriva dopo aver attraversato un bosco di castagni ed essersi lasciati alle spalle il Lake Como Adventure Park. Ci immettiamo brevemente sulla strada che sale alla bocchetta di Sant'Anna, che percorriamo nella direzione opposta fino al tornante con l'indicazione per Cagnavo. Rieccoci sul tracciato dello Stazzona Trail, che non abbandoneremo più fino al parcheggio da dove è cominciata la nostra camminata. Prati da sfalcio, boschi e uno spettacolare panorama sul lago e una parte della Valle Albano ci fanno da cornice. Superato un tratto con traccia labile, eccoci a Torre. Anziché scendere, optiamo per una breve deviazione in località La Costa, regalandoci una bella veduta sulla bassa Valtellina, le montagne dell'Alto Lario e della Valle del Liro. Da 980 metri di quota, il punto più alto del percorso, ci si riporta in 3 minuti a Torre e su mulattiera ci riabbassiamo verso Stazzona. Interessante il passaggio alle tre cappelle di Sariva, edificio religioso voluto dai fratelli Cetta, stazzonesi emigrati a Londra nel XIX secolo. Fecero fortuna con la fabbricazione di barometri e termometri. Ricordano San Giuliano, patrono di Stazzona, San Iorio e la Crocifissione di Gesù Cristo. Usciti dal bosco, sopra la frazione di Villa, godiamo di un'altra bellissima vista sul lago. Il campanile della chiesa parrocchiale ci indica che l'itinerario tra le Masun sta per concludersi. Siamo di nuovo insieme con Orobie Extra per raccontarvi il numero di agosto della nostra rivista. Lo facciamo in compagnia di Paolo Confalonieri, il nostro direttore. Eccoci qui, Cristina, per sfogliare insieme questo numero di agosto con tante proposte per vivere la Lombardia all'aria aperta in questa estate che ci sta accompagnando. Abbiamo parlato di montagna in particolare, però troviamo anche un servizio su una zona che aveva subito un grave disastro ambientale, che adesso è rinata ed si trova alle porte della metropoli, alle porte delle città della pianura lombarda.
È una testimonianza di come la natura si riappropria del territorio anche dopo disastri come quello di Seveso, che caratterizzò l'estate del 1976 con la devastazione ambientale dovuta al disastro proprio che colpì la zona di Seveso. Orobi racconta le bellezze della Lombardia, dalle montagne fino alla pianura, passando per i borghi, le città, le testimonianze storiche, culturali, artistiche, enogastronomiche, e in questo caso raccontiamo il Bosco delle Querce di Seveso. Lo facciamo insieme a Michele Mauri e alle fotografie di Maria Cristina Brambilla, perché vogliamo proprio documentare quest'area, questi ettari di territorio che erano stati così duramente colpiti dal disastro ambientale, che grazie a un'azione mirata, in questo caso quella che è poi diventata l'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, avviò un processo proprio di rinaturalizzazione di questi campi attorno a Seveso. E oggi abbiamo questo polmone verde a pochi minuti dalla metropoli Milano, un'oasi che oggi, e non diremo mai, se non perché ci sono dei pannelli che ricostruiscono la vicenda che caratterizzò questo disastro e che devastò così profondamente la zona, se non ci fossero questi pannelli didascalici non sapremmo che appunto i bellissimi alberi, le distese di verde sono il frutto di questa azione di rinaturalizzazione, dove però poi la natura ha fatto il suo corso. Tenete conto che sopravvisse a questa devastazione soltanto un pioppo che ancora oggi è all'interno del Parco delle Querce di Seveso, un'area che vi invitiamo a visitare, e per chi non ha la fortuna di raggiungere le alte montagne, le valli e i laghi della Lombardia, può trovare rifugio alla calura anche tra questi alberi che sono sorti appunto dove ci fu questo disastro ambientale. Giacomo Meneghello ci ha già in passato regalato tante emozioni, anche in questo caso foto veramente da brividi. Da brividi, possiamo sì, perché dire veramente così. Sono le sorprese che ci possono così capitare quando compiamo un'escursione in un ambiente incontaminato come quello delle montagne, delle alte montagne, delle terre alte lombarde. E in questo caso il fotografo Giacomo Meneghello si è imbattuto durante un'escursione in incontri particolari. Ha visto degli uccelli che si davano battaglia sopra la sua testa in volo, ha capito che si trattava di rapaci, e poi ha capito che erano due gipeti che probabilmente stavano contendendosi o il territorio oppure qualche carcassa di animale lì nelle vicinanze. Non contento, ha continuato la sua escursione e ha visto anche un'aquila che gli volava sopra la testa, ma soprattutto dopo qualche metro, raggiunta la sommità della zona che stava per scalare, ha incontrato proprio in un a tu per tu inedito un gipeto che si è fatto fotografare. Queste immagini e il racconto di Giacomo Meneghello sono sulle pagine di Orobie, insieme a una scheda che ci descrive anche le particolarità del gipeto e quindi anche l'azione che è stata compiuta per la reintroduzione di questo avvoltoio delle Alpi. La scheda di carattere più specialistica è curata nei testi da Flavio Galizzi, mentre le illustrazioni che mettono a confronto anche un gipeto con l'aquila sono curate da una matita nota agli amici di Orobie, vale a dire quella di Stefano Torriani. Davvero una bella sorpresa e soprattutto un rapporto anche molto particolare con l'ambiente circostante, quindi un muoversi in maniera lenta che a Giacomo Meneghello ha dato l'opportunità di documentare questo incontro con i gipeti, con l'aquila e poi a tu per tu con un altro gipeto ancora. La tradizione del lavoro del pescatore e invece anche le evoluzioni che trovano
spazio adesso ai nostri giorni nel passaggio tra le generazioni nella pagina gastronomica delle Sentinelle del Gusto. Silvia Troppea Montagnosi e Marco Mazzoleni per il numero di agosto ci portano sul lago di Lecco, sul lago di Como, il ramo di Lecco, in particolare nella frazione Pescarenico, perché lì hanno incontrato Francesco Ghislanzoni è in realtà il pescatore che porta avanti una lunga tradizione legata alla pesca. Non a caso siamo a Pescarenico, appunto, quartiere di Lecco. È un'attività che praticavano già i suoi avi. Lui a un certo punto ha cercato di dedicarsi a un altro lavoro, ma il legame con il lago, il legame con la pesca, lo ha portato poi di nuovo sulla barca ogni giorno per andare a pesca. E in questa avventura ha coinvolto tutta la famiglia, il figlio, la moglie ed ora anche il nipote. Nipote che non a caso si chiama Francesco come Cecco, il nostro pescatore. Il nipote però si dedica alla cucina e quindi insomma con i Ghislanzoni c'è tutto, si va a pescare, si valorizza il prodotto del lago e poi viene offerto nella gastronomia che non poteva che chiamarsi Cecco il pescatore. E quindi davvero raccontiamo una passione, un legame molto profondo che è quello della gente di Pescarenico con il lago, con la pesca e poi con le tradizioni. In queste settimane, in questi giorni si è parlato molto di disastri ambientali, anche di alluvioni. Pescarenico è legato al disastro che avvenne nel Polesine, le alluvioni del Polesine, perché questi pescatori andarono là proprio con le loro barche e misero in salvo molte delle persone in difficoltà a causa dell'alluvione del Po. E quindi anche all'interno di Pescarenico c'è un affresco che rievoca questa pagina non soltanto di pesca ma anche di solidarietà umana che ha visto protagonisti i pescatori di Pescarenico. Torniamo all'inizio, torniamo da dove siamo partiti, dalla copertina di Cristian Riva, al suo servizio del Monte Tonale, di queste zone dove storia, paesaggi, dove anche l'acqua con la sua presenza dei laghetti alpini fanno da trade union per una bella escursione. Ci torniamo perché vi vogliamo proporre l'itinerario, come sempre spiegato da Massimo Sonzogni, il doppio appuntamento con l'itinerario in questa puntata di Orobia Extra, guardiamolo insieme. Giunti al passo del Tonale dal versante lombardo ed entrati in territorio trentino, raggiungiamo in pochi minuti l'ex ospizio di San Bartolomeo. È ben visibile sulla sinistra, appena valicato il confine regionale, tra i prati al limitare orientale delle piste da sci. Ci incamminiamo dallo storico alloggio per viandanti, edificato nel XII secolo su volere del benefattore Domenico Commini De Marzi di Pizzano, frazione di Vermiglio. Nella prima parte ci si alza dolcemente nel bel mezzo di pascoli in fiore verso il bacino di Valbiolo. Avanziamo inizialmente sul facile sentiero 111. Poco oltre ignoriamo a sinistra le indicazioni per Malga Valbiolo e, portandoci a destra, rimontiamo i pendii erbosi di quello che è denominato Sentiero degli Austriaci, il segnavia è il 161, che ci guiderà fin quasi sulla cima del Monte Tonale orientale a 2696 metri. Guadagniamo quota molto rapidamente, arrivando ad affacciarci da un'ampia sella erbosa. Sotto di noi, in direzione est, quel che resta della cosiddetta città morta, ex villaggio militare austriaco della Prima Guerra Mondiale. Piegando a sinistra, risaliamo, puntando a nord, la ripida traccia che conduce alla sommità del Tonale orientale. La fatica è ripagata dal grandioso panorama sulle cime del Parco dello Stelvio e del Gruppo dell'Adamello. Torniamo sui nostri passi fino alla sella erbosa e ci abbassiamo nella conca della città morta. Si prosegue in leggera discesa, il percorso è sempre il 161. Il lungo falsopiano anticipa il tracciato che, prendendo quota con decisione, ci porta, immettendoci poco prima sull'itinerario 137, al lago di Strino Inferiore a 2590 metri. Ancora pochi minuti ed eccoci sotto i pendii rocciosi del Monte Redival ad ammirare il suggestivo laghetto di Strino Superiore. Ci riportiamo fino a dove il segnavia 161 incrocia il 137. Seguiamo quest'ultimo abbassandoci attraverso la valle di Strino, arricchita da rododendri e ginepri.
Tralasciata la deviazione a destra verso il 137A, scendiamo arrivando a imboccare il numero 160, denominato Bozerlight. Continuiamo portandoci all'ex forte austro-ungarico Zaccarana, da dove, su strada forestale quasi pianeggiante, facciamo rientro all'ex ospizio di San Bartolomeo. Siamo in chiusura, Paolo, non possiamo però non ricordare la nostra guida sulla DOL che è ancora disponibile. È ancora disponibile in tutta la Lombardia, non soltanto dopo le edicole di Bergamo, Lecco e Sondrio, ma anche nelle librerie della catena Il Libraccio. Comunque trovate lì la DOL dei Tre Signori, la nostra guida escursionistica, e eventualmente per informazioni vi potete rivolgere all'ufficio diffusione e quindi inviando una mail a abbonamenti@orobie.it. Vi invitiamo comunque a seguirci anche sui nostri canali social, in particolare sul sito www.orobie.it per gli aggiornamenti che vi forniremo nel corso dell'estate sulle nostre iniziative, in particolare la mostra Segni e Sogni d'Alpe con le fotografie di Marco Mazzoleni, che è ospitata ad Averara in Valle Brembana. Grazie al nostro direttore Paolo Confalonieri e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, state con noi per trascorrere una bella estate in compagnia di Orobie.